No, dicevo che il professor Petenelli ha suggerito che nelle prossime settimane, promosso dalla provincia di Torino, ci sarà un webinar sulle associazioni fondiarie piemontesi che hanno avuto una fortissima crescita quest'ultimo anno, credo. Se non sbaglio, sono arrivate tra le 25 e 30. Sì. Tra l'altro, diciamo che la loro legge regionale sta funzionando, no? Perché comunque con quello stimolo lì mi sta aiutando tanto, da quello che ho capito. Sono entrato in contatto anche col funzionario che coordina nella direzione montagna loro questa attività, anche per capire come proseguire insieme, chi lo sa. E sta entrando ancora una persona, comunque. Romanut, Santi Bankic, ok. Sinuello assente, Royatti non c'è, Cicalotto niente. Bene, credo che possiamo incominciare. Allora, c'è stato un lungo confronto la scorsa settimana negli scorsi giorni, tra me e la Ivana, no? Perché comunque ci stiamo confrontando un po' su come organizzare questi lavori. E, più o meno questo qui è l'elenco delle cose che faremo oggi, no? Giusto per darci anche una scaletta delle robe. Allora, io ho dato una lettera innanzitutto all'analisi SWOT e secondo me abbiamo lasciato fuori delle cose, le cose scontate si lasciano fuori, no? Perché magari le diamo veramente troppo per scontato, ma comunque adesso ve le faccio vedere. Poi c'è questo tema qui che è abbastanza importante fin da subito da affrontare, le dimensioni dell'Asferbezza, no? Perché comunque si è parlato di espandere l'esperienza anche fuori dai comuni. Però, cioè, bisogna capire quanto. Non è una risposta semplice. Vedremo un po' come migliorare diciamo, stavamo immaginando di fare un sondaggio sui dati che abbiamo raccolto, no? Negli ultimi incontri. E poi invece andremo nel dettaglio di quella che potrebbe diventare la definizione della strategia dell'associazione fondiaria. Comunque ci sono gli ultimi punti. Allora, circa il perfezionamento della SWOT, io mi sono permesso di leggere tutto quanto. Vi ricordate che avevamo fatto anche questo piccolo sondaggio rispetto a soprattutto i punti di debolezza, ma vedremo dopo. Allora, ho inserito, e credo che sia una cosa abbastanza condivisa, che insomma, che è tutto sommato è riconosciuto un punto di forza dell'associazione, il fatto che promuove il recupero dei terrazzamenti e della rete escursionistica, nella manutenzione della rete escursionistica. Era una cosa che non avevamo inserito l'altra volta, forse appunto perché la davamo per scontato, però è assolutamente corretto inserirla fin da subito, no? E dall'altra parte, essendo delle attività che portiamo avanti in maniera, diciamo, costante, che portiamo avanti in maniera costante, io l'ho messa dentro anche come una debolezza, cioè nel senso che è un'attività che dobbiamo impegnarci comunque a mantenerla, no? Sia l'attività, se vogliamo, di manutenzione della rete escursionistica, dove ci partecipiamo come associazione anche agli incontri insomma, cioè all'attività che è promossa dal comune insieme alle altre associazioni di volontariato. Poi ho messo dentro un punto come punto di debolezza che dobbiamo capire, no? Lo stiamo facendo e adesso i lavori cominceranno a brevissimo. Stiamo definendo gli appalti da dare come comune per capire quali saranno le prospettive dei prossimi terrazzamenti da aggiustare, no? Adesso abbiamo programmato nella zona di Oblizza dove faremo questi 200 metri lineari circa, no? Però sì, insomma, mica dobbiamo fermarci qua e vedremo insomma di definire anche un po' quelle che potrebbero essere le priorità. E poi, vabbè, questa cosa qui che non conosciamo, ho messo dentro la dimensione territoriale nella quale far crescere l'associazione. Altre cose non abbiamo aggiunto. Non so, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa rispetto a questi punti qua, insomma, che abbiamo discusso negli ultimi incontri? Ok, non credo, se nessuno interviene. Allora, secondo punto, dimensioni dell'ASFO. No? Allora, vabbè, è emerso in maniera abbastanza forte, però questa cosa qui è una cosa che secondo me dobbiamo definirla e la definiamo, diciamo, come indirizzo anche adesso.
Principalmente adesso l'ASFO ha praticamente il 99,9% di terreni nel comune di Stregna. Abbiamo, non so, forse mezzo ettaro, forse qualcosa di meno, nella frazione di Zamir, nel comune di San Leonardo. E abbiamo capito, insomma, che ci sono anche comunque alcune comunità che sono interessate intorno a noi, altri comuni, no? A cercare di apprendere quello che insomma, è la nostra esperienza. Ma io mi sento di dire che duplicare la struttura tout court non è tanto utile, anche perché comunque la nostra è una struttura consolidata, cioè nel senso, e far nascere da zero una struttura non è così banale, non è difficile, però cioè nel senso ci vuole un impegno, no? Che è diverso, noi abbiamo già comunque il nostro indirizzo, la possibilità di poter accogliere terreni anche da altri comuni. Detto questo, no, se vogliamo definire un indirizzo, Michele, chiedo a te prima, quanto ci espandiamo? Fino dove ci espandiamo? Ma senz'altro bisogna partire con i comuni più confinanti, diciamo, ma poi io non metterei un limite di quanto che. Beh, lo vedi andando avanti, vedi come funziona, se riesci, se hai la possibilità, la capacità, la forza di espanderti, ti espandi finché puoi, questa è la mia idea. Ho capito. Comunque, diciamo, inizialmente ti concentreresti sui comuni vicini, Sì, l'indirizzo sì. quello sì. Io Ma tutti i comuni vengo del. da Trenchia un po' interessato, quindi bisognerebbe. Ok. Ma andresti avanti anche su comuni, non so, tipo di tutte le valli dell'Antisone? Quindi vuol dire, non so, anche Pulfero, San Pietro, piuttosto che Torreano e queste cose qui? Per me, cioè io mi estenderei gradualmente, ecco. Partendo dai comuni più vicini dove conosci meglio la gente, poi Certo, avere certo. contatti No, tieni presente che ad immediati. esempio, non so, mi è venuto in mente su in comune di Torreano, sta arrivando Pierpaolo, in comune di Torreano siamo già andati a fare Ah una presentazione, abbiamo già fatto una certo, presentazione di persone che sono potenzialmente interessate, no? Quindi sì, cioè, un loro interesse, un loro invito c'è già stato, come c'è stato da tante altre parti, bisogna dire la verità. certo. Quindi è Ma così. io vedrei anche bene che nasca qualcosa anche affiancato, insomma, che le chiamino ASPO, che le chiamino come vogliono, ma può esserci anche qualcosa così con cui collabori al vertice, insomma. Può anche esserci. Beh, su questa qua io ti Non metterei un dico, bisogna confine. farsi esperienza, Certo. non. Franco, Caterina o Francesco o Sergio, cosa Ma pensano? io avrei una domanda. Per questa espansione è prevista anche l'ingresso nell'ASFO degli enti dei vari comuni oppure soltanto dei proprietari che abbiano i fondi nei comuni a noi limitrofi? I comuni sono proprietari, quindi possono entrare come il comune di Stregna, come socio. Proprietari in che senso? I comuni sono proprietari di particelle fondiarie, quindi hanno il potere. Quindi, oltre ai privati, entrerebbero anche gli enti comunali nell'ASFO. O anche altri tipi di proprietari, insomma, cioè, sia proprietari pubblici che proprietari privati, mettiamolo così. Che siano profit o non profit o persone fisiche. Franco? Il fatto di espandere la cosa è interessante. Io già l'ultima volta avevo detto che sarebbe interessante aprire gli altri comuni, soprattutto stimolarli ad entrare dentro. E come diceva Michele, la cosa la vedo abbastanza in modo graduale, non da andare cioè, comuni con cui non confidiamo, prima di tutto, perché sennò diventano delle isolette in giro che non hanno tanto senso dal mio punto di vista. E andrei ai comuni limitrofi prima di tutto, senza fare salti. Abbiamo presente che Drenghia confina solo con Grimacco, ma va bene lo stesso. Lo so, però Grimacco è da prendere in causa. Se noi, dal momento che ci sono dei proprietari del comune di Drenchia che sono su Montecume, il Montecume è quello che ci
divide quella fascia tra noi e Trenchia. Certo. Quindi se prendi dentro devi cercare di prendere anche Grimacco per creare un collegamento che secondo me è importante, perché per qualsiasi tipo di movimento poi. Sergio? Disattiva il video, Erika. Ha chiesto di quel parere, le andrebbe bene estendere qui il nostro terreno, dopo espandersi, però continuando, andando nel comune limitrofe prima, no? Non allargarsi troppo in là. Come con San Leonardo, come Camenesa, quella zona là, partire con San Leonardo si può fare, con Drenchia e con Grimacco. Si potrebbe, però io andrei piano questo discorso, perché non è facile. Se non è, si interessano loro stessi, proprio che si interessano veramente, che li interessa. Chiaro, chiaro. Francesco Romanuti, vuoi dire qualcosa? Anch'io condivido di andare cauti. Senz'altro condivido anche il parere di, oltre a Drenchia, che è ovviamente interessata, essendo anche più presente, condivido il fatto di poter coinvolgere Grimacco. Ritengo che sia uno dei comuni, assieme anche a San Leonardo, abbiamo una fascia, un arco che penso si presti allo scopo. Francesco Chiabai, vuoi dire qualcosa tu? Diciamo, sto parlando con quelli interni, insomma, quelli che conoscono un po' meglio in realtà. Francesco Chiabai non vuole dire niente. Erika? No, Sì. stavo attivando. E dice, quello che penso io è, ok, ampliarsi sotto l'aspetto di una sfoglia unica, Non sentiamo bene. ma anche replicare, dicevo, anche replicare più esemplari, perché rischio di ampliare troppo, poiché che gli interessi siano diversi, no? Tra le varie parti. Quindi bisogna stare molto molto attenti. Sono per fare duplicati, assolutamente. No? No. Uno unico delle valli Perché della zone. sì, come prospettiva, assolutamente. Sai cos'è il rischio? Che se tu, cioè io faccio l'esempio, che buttiamo dentro tutte le valli della zona si riesce, a parte la questione delle amministrazioni comunali, proprio anche dopo territoriale, l'esigenza della parte di pianura non è quella di montagna. Sì, chiaro, chiaro. E sembra di no, però sono molto molto diverse le due robe. E non siamo capaci, secondo me, ancora. Questo potrebbe essere un obiettivo nostro da come dire, mettere d'accordo le due parti. E allora, questa domanda qua, io più o meno personalmente ho già dato un po' una risposta, cioè condividiamo tutti insomma la stessa visione su questa cosa qua in questo momento, no? E, anche perché io con molte difficoltà, però insomma credo che adesso sia superata anche nelle risposte, visto che dobbiamo ancora fare l'espansione, io stavo cercando, stavo capendo se valeva la pena mettere in discussione anche il nome della che è Asferbezzo, no? Che quindi rappresenta la valle dell'Erbezzo. Però credo che tutto sommato sia un po' prematuro prima di cambiare questa cosa qua. Io ho preso in considerazione questo aspetto perché comunque se andiamo a modificare lo statuto adesso a marzo, sarebbe stato un momento opportuno per farlo, no? Quindi non lo so, cioè nel senso, se siete tutti d'accordo, teniamo il nostro nome, ci espandiamo pian piano nei comuni vicini e poi magari fra 3-4 anni, se ci va bene, prenderemo in considerazione anche questo aspetto. Va bene? Ok. E, boh, vabbè, dai, non è una roba troppo piccolina, ma insomma è abbastanza notevole. E dove caspita è il video qua? Scusate. Ok. Allora, no, ho già condiviso lo schermo? Sì, vedete? Ok, sondaggio. Allora, con la Ivana stavamo immaginando, adesso che diciamo abbiamo un po' integrato anche la SWOT, credo, con elementi condivisibili,
Allora, io mi sono confrontato anche rispetto a quello che abbiamo fatto l'altra volta con chi, diciamo, gestisce questo tipo di attività in maniera un po' più continua, anche un po' più esperienza di me. E noi abbiamo fatto una votazione pesata, no, una votazione non pesata sui punti di debolezza, no? Quindi dando un punto e ognuno indicava tre, no? Diciamo tre priorità negli aspetti comuni, nell'aspetto del bosco castagno, nel prato pascolo, coltivo, organizzazione. Un modo molto più intelligente per fare queste cose qua è dare un peso alle votazioni, e dare un voto da 1 a 3 e quindi dare un ordine anche, perché si riesce a definire le priorità in maniera molto più definita e precisa, no? Con la Ivana stavamo pensando di promuovere non solo all'interno di questo gruppo di lavoro, ma anche all'esterno, quindi diciamo potenzialmente tutti i portatori di interesse che vogliono farlo, un sondaggio attraverso dei form Google, insomma modi diciamo informatici di gestire la cosa, per cercare di identificare sugli aspetti che abbiamo definito quelli che sono le priorità o quelli che noi sentiamo come più forti, no? Sia tra i punti di forza e tra i punti di debolezza, no? Per capire, insomma, un po' se vogliamo anche cosa pensiamo noi e lo definiamo meglio anche rispetto alla volta scorsa che l'abbiamo fatto e dedicato, ma anche per capire cosa pensa la gente intorno a noi, no? Rispetto a questa analisi che noi abbiamo portato avanti. Detto questo, si pensava di lasciare due settimane, ma potrebbe essere una sufficiente anche, far girare questa email con questo sondaggio e la gente caricava i dati. Questa azione qua, di fatto, oltre a fornirci un feedback, no, se vogliamo, rispetto alle attività che noi stiamo facendo, permetterebbe anche di fatto raccontare quello che stiamo facendo. Cioè, nel senso, è comunque una cosa bidirezionale, no? E secondo me potrebbe essere interessante. Adesso non so, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Ivana, con te che ci abbiamo ragionato. Chiaramente sono d'accordo. E sono d'accordo sul suo piauti. Sento il ritorno della mia voce, se è stata. Sono d'accordo sulla doppia priorità, come si diceva con Luca, quindi quella di raccogliere informazioni da parte, grazie Luca, quella di raccogliere le informazioni da parte di chi risponde, no? Quindi come risponde, secondo quello che diceva Luca, quindi danno delle priorità, ma anche far conoscere meglio non solo il lavoro che si sta facendo, ma anche la realtà dell'ASFO, quindi c'è questo duplice scambio informativo. E sentiamo magari anche i diretti interessati, quindi no, cosa dici Luca, su cosa ne pensano di questo? Assolutamente, se c'è qualcuno che vuole intervenire su questo, magari Michele, incomincio da te, facciamo. Ah sì, questo è senz'altro un buon sistema per tutte quelle cose che hai detto, per sentire cosa ne pensa la gente, perché... C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa su questo? Renato, non so, Zambon? No, mi sembra una buona idea. Ok, ok. Buona, imbastiamo allora. Io credo che sia una buona idea. Ok, ok. Francesco, Franco, Caterina, va bene? Direi di sì, dai. Sì, anche io condivido. Boh, vedremo di imbastirlo, magari lo facciamo partire verso la fine di questa settimana, lo facciamo durare una decina di giorni, si immaginava. Oggi siamo il 26, potrebbe essere che raccogliamo i dati entro il 7, l'8 li elaboriamo, il 9 li discutiamo, li capiamo. Per quanto riguarda, Luca, scusa se intervengo, per quanto riguarda i destinatari, cioè chi coinvolgere in questa indagine. Ah, giusto. No, in effetti, ne parlavamo di questa cosa qua con lei. Allora, io tutto sommato, devo essere onesto, ho un buon elenco di destinatari, di mail a cui coinvolgere, insomma qualche centinaio sicuramente.
si immaginava comunque anche di coinvolgere, non so, Renato Le Gambiente, piuttosto che il CAI, Friuli Venezia Giulia, insomma un po' tutte quelle che sono gli enti che sono sensibili a questo tipo di problematica, no? Si può chiedere anche alla Coldiretti, piuttosto che alla CMECCA, che è l'altra associazione di categoria. Cioè, nel senso, io penso che nel momento in cui c'è il link, ognuno di noi lo spara in giro a tutte le mail che c'ha, cioè nel senso, senza troppe difficoltà, ok? E non so, se avete qualche altro gruppo in particolare che volete magari suggerirci di coinvolgere, provate a dircelo anche adesso. Pierpaolo. Al momento no. Ok, va bene, dai, ci saprà dire. Professore? Sì, volevo fare una domanda. Sì. È per caso anonima la compilazione sì. di questo questionario o no? Perché questi processi è opportuno che siano gestiti abbastanza bene. Scusate, anch'io sento un ritorno fastidioso di voce. Benissimo. Sì, dicevo che bisogna avere un attimo di attenzione, perché evidentemente le opinioni dei diversi portatori di interesse possono essere valutate in termini così, diciamo, qualitativi, come indicazioni di massima, però quando si vanno a dare giudizi, punteggi, è anche facile poi derivare degli indicatori quantitativi, delle precise priorità. Allora, a questo punto, il fatto che abbiano partecipato al sondaggio numerosi rappresentanti di interessi specifici, all'opposto di altri, alcuni locali piuttosto che esterni, ecco, pone un po' il problema della pesatura. Perché io penso che in un processo decisionale di questo tipo, ecco, il professore di Padova che viene e dice la sua, non dovrebbe avere lo stesso peso di una persona locale che conosce il contesto, che conosce i veri problemi. Quindi tutte le opinioni sono utili in questo caso, ma non tutte devono avere lo stesso capacità di rappresentanza. Ma guarda, credo che potremo gestire in maniera abbastanza semplice. Difatti era un suggerimento che forse, non so se la Ivana o qualcun altro mi ha dato, che allora vabbè, il sondaggio si fa comunque previa registrazione email, cioè nel senso si inserisce l'email e si fa, quindi diciamo il contatto ce l'abbiamo, però volendo possiamo assolutamente tener conto che ad esempio ci indichino il comune, no? Se non altro, da dove parte l'informazione, la raccolta dell'informazione. Quindi avendo magari un'indicazione sul comune, la mettiamo lì come campo, tra virgolette, obbligatorio, abbiamo quel dato lì e in base a questo dato peseremo anche un po' le risposte che ci vengono date. Penso che sia un'analisi abbastanza opportuna. Cosa dice lei? Sì, 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 mi sembra molto importante, molto utile. Ma non anonimato e poi identificazione certo. Appartenenza territoriale, ecco. Allora, vado in ordine. Allora, i problemi specifici, no? Questa cosa qua è una cosa che io e la Ivana ce la siamo sfangata per bene, no? Allora, facciamo questa cosa qua, okay, questo qui nascondo per adesso. Allora, quando abbiamo fatto l'analisi SWOT, più o meno, no? Ci siamo tutti stati abbastanza... Allora, vi ricordate che l'altra volta, innanzitutto, vediamo cosa facciamo adesso, ve lo ripeto perché... Non è semplicissimo. Allora, vi ho fatto vedere questa cosa qua, dove ho fatto un albero dei problemi del comune di Stregna, vi ricordate? Ciao. E, allora, si definisce quello che è un problema generale, no? Quindi vogliamo offrire servizi al comune di Stregna.
non abbiamo organizzato l'ufficio tecnico perché, non abbiamo organizzato l'ufficio amministrativo perché, non abbiamo organizzato l'area amministrativa. E si va a vedere le cause perché questi servizi non funzionano. Questo qui è l'esempio del comune di Stregna. Adesso cercheremo di fare questa cosa per l'associazione fondiaria, ok? In maniera anche abbastanza approfondita e dettagliata. E... Ivana, vado avanti come abbiamo concordato, va bene? Anche perché comunque mi hanno consigliato di definire a monte la strategia e non, diciamo, di scegliere la strategia, insomma, rispetto anche a quelli che sono metodi altrettanto più rigorosi, insomma, che sicuramente anche il professor Petanella conosce. E, allora, noi abbiamo analizzato tre aspetti principalmente, no? E, il bosco castagno, no? Il bosco e il castagneto. Castagneto è venuto fuori perché ovviamente è un fortissimo elemento identitario, no? Il prato coltivo pascolo, il prato pascolo coltivo, e quindi diciamo tutto quello che non è bosco, più o meno, ok? Abbiamo più o meno affrontato il tema dell'organizzazione interna, ok? E abbiamo, e questi qua sono i tre principali. Allora, parlando un po' con la Ivana, al di là di questi tre problemi qui, no? Diciamo che i primi due sono quelli che definiscono l'ambito di azione dell'associazione fondiaria, no? Diciamo le azioni che si andrà a fare o che faremo. Gli altri, l'altro, diciamo, l'organizzazione è una cosa abbastanza trasversale, perché come capite voi anche tocca entrambi i problemi. Ce n'è un quarto, a nostro modo di vedere, che è emerso in maniera trasversale su questo, anche andando a leggerci un po' tutta la SWOT, che è quello che io e la Ivana abbiamo un po' definito come il tema della sensibilizzazione. Quindi diciamo che quelli che potrebbero essere i problemi, vediamo se lo duplico questo, che così non faccio pastrocci. Ok, dai, lavoriamo su questo qua. Ingrandisco un momento. Accettami di nuovo, per favore, nella riunione. Così vedo. Sì, aspetta. Elimina. Facciamo un po' di ordine, scusate. E... Scusate. Questo qua cancelliamo tutto. Mina, ok. E allora, questi qua sono indicativamente i nostri ambiti di intervento, no? Sono quelli che adesso vediamo di concordare, anche questo, quelle che sono, diciamo, i problemi specifici che noi andremo ad affrontare per far funzionare la nostra organizzazione. Quindi, un problema è legato alla gestione del bosco e del castagneto, no? Un problema è, che sto proponendo, un problema è la gestione del prato pascolo e del coltivo, ok? Un problema è l'organizzazione e i rapporti con i soci, quindi diciamo un problema interno, ok? E invece un ultimo problema è il problema della sensibilizzazione, no? Quindi diciamo l'attività che fa l'ASFO rispetto a quelli che sono i portatori di interesse esterni all'associazione. Allora, questo qui siamo in un punto piuttosto cruciale, no? Anche del lavoro che stiamo svolgendo. E dobbiamo capire, e facciamo un giro veloce, se questo approccio qua è condiviso per cercare di costruire questi qua sono i problemi specifici, si chiamano problemi specifici, no? Per capire se i problemi specifici rappresentano in maniera adeguata
quello che è il problema generale di gestione della situazione fondiaria. Avete capito? Mi auguro di sì, se mi sono spiegato. Non so, Ivana, vuoi dire qualcos'altro prima che poi magari passiamo una parola in maniera per essere un po' più completi, possibilmente? Ma direi che se me è aggiunto... Scusa, togli il tuo... Sì. Grazie. No, secondo me hai detto bene, quindi sono quelli che sono stati individuati, ma non da me e da te, sì, dopo ci siamo sentiti, però analizzando la SWOT, quindi il lavoro che è stato svolto finora, i quattro ambiti, tu li chiami problemi specifici, va benissimo, cioè i quattro ambiti di intervento prioritari per quanto riguarda l'attività futura della SWOT. Però sì, sarebbe utile verificare questo, perché c'è stato anche un lavoro di interpretazione, di analisi di quanto è stato detto finora, quindi un giro di opinioni sul che confermano oppure modificano, non c'è nulla di fisso fino alla fine, finché non riceverete i soldi per partire con qualche progetto tutto può essere modificato. Quindi se siete d'accordo in questo tipo di interpretazione, quindi se sono effettivamente questi problemi specifici o ambiti di intervento prioritari su cui dovrà agire l'ASFO da qui nel prossimo periodo. Scusate, la sensibilizzazione verso l'esterno, cioè si intende verso l'esterno dell'ASFO, quindi anche rifacendoci prima al discorso di prima sull'eventuale espansione, no, dell'azione, addirittura col cambio di nome. Ho sentito questa cosa che peraltro ha riguardato la nostra associazione di meteorologia della regione, con più o meno queste caratteristiche. Quindi quella sensibilizzazione, in particolare, dove è diretta? Questo chiedo, non so, a Ivana o a chi è impostato direttamente. Allora, posso rispondere io per adesso, ma dopo ovviamente lascio Luca, insomma, che dica lui quello che considera ambito prevalente di sensibilizzazione. Sì, prevalentemente verso chi non è già parte dell'ASFO. E qui ci sta il mondo intero, che ovviamente dovrà essere circoscritto. Quindi quasi sono state individuate due azioni, quindi una verso l'interno, quindi chi già opera all'interno dell'ASFO, quindi quello in blu, l'organizzazione e rapporti con i soci, e qui invece si va ad agire verso l'esterno, un esterno molto ampio. Mi viene da dire, anche alla luce di quanto è stato detto all'inizio di questo incontro, ad esempio i soggetti dei comuni che sono stati citati, ad esempio, no? Ma potrebbero essere anche altri attori. Tu sai, Marco, che insomma io ci tengo molto anche ai giovani, quindi la butto lì ogni tanto, quindi direi che anche verso soggetti altri, no? Quindi i futuri abitanti e utilizzatori di queste risorse, ma questo magari si va troppo oltre. Quindi ma è giusta questa cosa che stai dicendo, infatti era un po' sottintesa anche nella mia domanda, perché scorrendo il documento oggi, stavo dando un'occhiata, ritorna spesso il problema dell'invecchiamento della popolazione o dell'età sopra i 50 anni, non so, c'è un po' il problema dell'età, no? Quindi forse bisogna anche attrarre, no? Ancora trovare delle forme di attrazione per i giovani. Questo invece è importante, secondo me. E qualcun altro che vuole intervenire? Mi chiedevo... si parla di organizzazione e rapporti con i soci, ma anche verso gli operatori che, diciamo, come nel caso del recupero dei terreni incolti, no, intervengono sui terreni e sui fondi che l'associazione fondiaria ha in gestione. Non so se è un problema interno. Se posso intervenire io, se questo è un problema sentito, e credo di sì perché in altri modi è già uscito, l'importante è farlo, questo intervento, proprio agire sugli operatori. Dopo vedremo, si vedrà se metterlo nella casella blu o in quella arancione, però l'importante è trovare una modalità per... Cioè l'importante è tener conto di questo, della necessità di intervenire anche nei loro confronti.
quindi una forma, penso a un'attività di formazione o quantomeno di informazione su quelle che sono le finalità dell'ASFO e così via. Quindi secondo me è ottimo. Grazie. Dicevo che la sensibilizzazione verso diciamo gli operatori io la metterei nella sensibilizzazione verso l'esterno, non sono soggetti interni, a meno che non siano soci, okay? Perché comunque abbiamo determinati operatori che sono di fatto anche soci. Esatto, tu sai che in alcuni casi il limite è veramente sottile. Sì, però diciamo che in generale, diciamo la verità, in generale sono di più esterni che soci. O metà a metà, se non altro. Io per adesso lo metto verso l'esterno, questa cosa qua, perché comunque è un rapporto dell'ASFO nei confronti di terzi, soprattutto, a meno che non vogliamo definire che l'ASFO dà in affitto i terreni solamente a soci. Però, insomma, questo è. Quindi, diciamo, non... io butto giù idee qua, eh. E allora, abbiamo parlato dei soci a Stregna e fuori, no? Poi, abbiamo parlato che non troviamo operatori, no? Agricoli, chiamiamoli, no? Stiamo affrontando la sensibilizzazione, andiamo avanti. No, diciamo, prima di andare avanti sulla sensibilizzazione, c'è qualcuno che vuole commentare i problemi specifici? Forse questa cosa qua l'ho fatta un po' troppo velocemente. Qualcun altro che vuole commentare i problemi specifici? Ma per me, guarda, uno dei tre problemi specifici, quello della sensibilizzazione verso l'esterno, lo vedo il più importante, il più urgente, dove dobbiamo lavorare di più in questo momento. Sì, ok, sono d'accordo. Sono d'accordo. Diciamo, ragioniamo se siamo d'accordo su questa struttura. Dopo noi ogni problema specifico lo andiamo a analizzare. E capiremo dove siamo in difficoltà. Ok? C'è qualcuno che vuole commentare la struttura? Dicevo, c'è qualcuno che vuole commentare la struttura dei quattro problemi specifici? Ma sai, Luca, io pensavo che sarebbe molto interessante rivolgersi di più ai giovani, perché internamente all'associazione dell'area ne abbiamo molto poco, quindi non è che abbiamo un futuro, se è futuro, ma anche che possono essere trovati fuori, interessati, fuori, fare anche la facendo vedere sia nell'interno dei terreni. Mettere insieme gli appezzamenti per creare qualcosa, quindi i giovani sono il futuro. Ok, qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Adesso stiamo sempre parlando sulla stiamo già analizzando la sensibilizzazione verso l'esterno, che è un passaggio che avrei voluto fare dopo, ma comunque va bene lo stesso. Sul tema dei problemi specifici insisto. E non è semplicissimo fare queste cose qua per chi non l'ha fatto, per quello andate direttamente voi sull'analisi dei problemi, del singolo problema specifico. Francesco? No, in realtà concordo sulla struttura in generale, perché alla fine è la media dei problemi che sono venuti fuori, no? Sulla questione dei giovani, che è già il passo dopo, secondo me il coinvolgimento delle parti di formazione, quindi anche dell'agraria, è fondamentale. Ok. Quindi, vabbè, lasciamolo tra i giovani, mettiamolo lì, quello lì poi diventerà un'altra cosa, certo. Ok? La roba lì diventerà un'altra cosa. Vediamo, mettiamolo nella SWOT, quello. Perché allora, elemento trasversale, no? Mettiamolo tra i punti di debolezza degli aspetti comuni. Sì. Il fatto che non coinvolgiamo le strutture di formazione, scuole, formazione in generale.
eccetera. Poi vedremo come metterci dentro le cose. Ok, qualcun altro che vuole dire qualcosa? Renato, che ti vedo interessato. No, va bene, non ancora. Ok. Professor Petenella, un commento tecnico. Microfono, professore. Scusate, dicevo che se vi trovate bene con questo modo di inquadrare i problemi, io penso che si possa proseguire. A un occhio esterno sono due insiemi di temi diversi, perché i primi due sono legati a forme d'uso del territorio e gli altri due invece ad aspetti organizzativi, e quindi li vedrei più in una matrice, due per due, che in una lista. Però vi dico, ecco, la cosa importante è guardare alla qualità delle informazioni, dei risultati, più che alla struttura formale, logica dell'organizzazione del lavoro. Sì, quello che poi verrà fuori, no? Noi che un po' sappiamo dove stiamo andando a parare, e che molti problemi che affronteremo magari in uno dei due campi saranno duplicati rispetto a un altro campo, no? E quindi ci dedicheremo solamente a uno perché sappiamo che stiamo risolvendo anche l'altro. Ovvio. Questo è il senso. Qualche altro commento sulla struttura? Non so, Franco, aveva già detto, Zambon? Io per la struttura credo che... Per la struttura penso che sia corretto, credo che appunto l'organizzazione anche verso l'esterno porta anche a far riconoscere, diciamo, la cultura di un territorio. Ecco, vediamola anche sotto questo aspetto qui. Tutti gli ASPO non sono tutti uguali, per cui sì, c'è il contesto che si sta sviluppando in questo momento, però diciamo è la caratteristica locale, è una caratteristica culturale che poi può essere trasmessa verso l'esterno, quindi riconoscere un territorio anche per gli aspetti dell'impostazione anche culturale che ha. Luca, apri il microfono per cortesia, grazie. No, dicevo che c'è un altro aspetto che deve essere definito in maniera abbastanza precisa e veloce, mettiamola così, che un po', noi adesso abbiamo imparato a conoscere l'associazione fondiaria, che è un po' anche un ambito, se vogliamo, una volta che abbiamo definito questi, Michele, chiedo sempre prima a Michele, che insomma è quella che l'ha vissuta forse un po' più di tutti vicino a me sta cosa. Che priorità gli diamo a questi problemi specifici? Ma ti avevo già accennato. Per me la comunicazione verso l'esterno è prioritaria rispetto ad altre. Ma attenzione, no? Io ti dico, guarda, io voglio forzare un po' la cosa, perché un po' me lo permetto. Io credo che è giusto sensibilizzare verso l'esterno, no? Ma forse il nostro problema principale in questo momento è gestire quello che abbiamo. Sì, ma io vedo, cioè, il discorso di sensibilizzare, cioè più che sensibilizzare, verso l'esterno dobbiamo far conoscere dei progetti che sono diversi da come siamo partiti, capisci? Cioè, noi stiamo parlando adesso di gestione
di territorio, stiamo parlando più di semplice pulizia del prato, del recuperare il prato, eccetera. Quindi queste idee che sono bellissime, sono incontestabili, sono veramente quello che crea qualcosa di più, valore aggiunto all'attività dell'associazione fondiaria, però non sono conosciute e sono anche dei soci. E ho capito. Quindi insomma per te per questo, perché poi la gestione la stiamo facendo, insomma abbiamo già un'esperienza abbastanza consolidata nel gestire, quindi invece quel problema lo vedo un po' più complicato. Qualcun altro che vuole dire tra quelli interni, Franco? O Sergio, la Erika? No, sai, io dico che noi ci siamo un pochettino focalizzati sul recupero e soprattutto sulla parte operativa. La sensibilizzazione verso l'interno è importante perché noi abbiamo una quantità di particelle che sono anche bosco. Quindi se noi andiamo a lavorare poi sul bosco, se andiamo a fare qualcosa sul bosco, non possiamo permetterci di avere dei piccoli appezzamenti distanti l'uno dall'altro, perché poi siamo come, cioè non abbiamo risolto niente se non riusciamo a fare delle aree abbastanza omogenee, perché ci ritroveremo nelle stesse condizioni di quelle che erano prima, la parcellizzazione, i piccoli appezzamenti in giro. Quindi bisogna sensibilizzare molto internamente anche per poter allargare un pochettino queste aree, per poi trovare il sistema per sfruttarle, per, fra virgolette, oppure per trovare qualche... Scusami, tu stai dicendo che è prioritario, diciamo, l'organizzazione, i rapporti con i soci piuttosto che la sensibilizzazione verso l'esterno? No, va bene verso l'esterno perché soprattutto nella componente giovane, secondo me. Però verso l'interno abbiamo la necessità di farlo proprio per questo motivo, perché se no il bosco rimane fermo, cioè le particelle che abbiamo operato, che abbiamo a disposizione, che sono possibili, rimangono non vanno avanti. Adesso abbiamo cercato di recuperare, fare gli interventi soprattutto sulla parte operativa. Chiaro, chiaro. Sergio? O Erika? Erika, dai. Beh, ma io, cioè, secondo me la cosa importante sì, è far conoscere sicuramente all'esterno, però questo io penso che verrà pian piano. E dovremo comunque continuare a curare anche questo aspetto, però la cosa più importante adesso è focalizzare il nostro impegno su cosa fare del territorio recuperato, cioè dei castagnetti, dei boschi che abbiamo recuperato, cosa vogliamo farci? Vogliamo utilizzarli come, non so, legna da ardere o non so, riqualificare? Dicevo, secondo te quindi l'aspetto quello del prato pascolo coltivo da gestire è l'aspetto prioritario? Secondo me bisogna prima lavorare su questi aspetti. E ovviamente portare a conoscenza dei soci, dei nostri obiettivi, dello sviluppo, insomma, di queste nostre idee per il recupero di questi fondi, e poi pian piano far conoscere all'esterno quello che stiamo facendo. Deve essere, diciamo, una strada parallela, ecco, secondo me. E Sergio cosa dice? Ma cosa che dica? Stesso discorso, la cosa che ha detto la Erika in poche parole. Che fare qui, qua da noi, la prima cosa, fare bene, e dopo poter allargarsi all'esterno. Kate? Sì, diciamo che anch'io condivido questo ultima... Quindi sul prato pascolo, no? Sì, i primi due punti secondo me viaggiano paralleli. Sì, sì, abbastanza. Si potrebbe mettere anche qui. Francesco?
Chiamai? Io concordo con quanto detto, anche perché diciamo che adesso abbiamo la fortuna di vivere in una stazione, cioè in una fase stazionaria, tra virgolette. Adesso viviamo di rendita del lavoro ben svolto iniziale, però siamo in quella fase di mantenimento che diciamo è abbastanza facile, perché abbiamo la tutela ancora per un paio di anni. Concordo di concentrarsi, secondo me, sui primi due, per la questione appunto di pensare cosa ci sarà dopo. No? Sì, tieni presente che un po' come è partito già dal primo incontro, noi qua stiamo di fatto facendo, pensando a medio termine. E a medio termine i nostri contratti di affitto saranno già scaduti. Beh, si rinnovano. Sì. Uh-huh. E poi appunto la parte dell'organizzazione potrebbe essere importante, no? Perché se viene a mancare la struttura dell'ASFO cade tutto il palco, no? Più che la comunicazione, perché la comunicazione secondo me arriva tra virgolette di conseguenza dopo. Cioè abbiamo dimostrato anche su altre robe che adesso abbiamo le basi, le basi secondo me per raggiungere una grossa platea. E faccio un'altra domanda prima di andare avanti. Penso, non mi rivolgo agli esterni, parlo con gli interni soprattutto, scusatemi. No, Renato dai, è abbastanza interno. Renato può dirci qualcosa. Renato? Ah, io credo che sia più importante nel medio termine un piano di gestione. Perché? E che si basa su diciamo sulle quantità e sulle tipologie diciamo di terreni che sono stati assegnati all'ASFO e quindi è da lì che poi possono partire dei progetti, delle verifiche, no? per definire progetti specifici, no? Mi spiego, il Prato Pascolo ha bisogno di una continuità per, diciamo, con delle forme di allevamento, eccetera. Bisogna trovare l'operatore, bisogna verificare se, che ne so, riusciamo a pensare anche a o si può pensare o c'è lo spazio per pensare alla trasformazione dei prodotti, per esempio. Abbiamo le strutture, abbiamo gli operatori possibili, cioè lo sto pensando in questo modo io un po' la cosa, no? Luca, il microfono. Dicevo, quindi diciamo che per te il B è quello un po' più centrale, quindi il Prato Pascolo da gestire. Microfono anche tu. A e B sono la stessa cosa per me. Chiaro. Siamo 5, ok. Ma un commento dagli altri esterni? Vogliono aggiungere qualcosa? Bon, niente. Marco? Marco spinge sulla sensibilizzazione. No, non spingo soltanto su quello. Diciamo che secondo me è comunque importantissima, insomma io ovviamente parlo da quella che sono le mie anche esperienze. No, stavo guardando anche guardando come si sta costruendo le ipotesi di allargamento, eccetera. Mi dà, ma mi sbaglio io, mi dà l'idea che si possa andare nel tempo a parare verso una sorta di brand Valli del Natisone, capito? Cioè qualcosa che abbia una caratteristica omogenea e quindi si lavora su tutti quegli aspetti, il bosco, il castagneto, i prati, eccetera, chiaramente, perché addirittura io direi di più, addirittura sulla parte, fra virgolette, urbanistica, l'architettura, cioè cercare di mantenere, no, una forma che diventi estremamente riconoscibile all'esterno. Certo che poi la sensibilizzazione verso gli esterni la fai in corso d'opera in questo senso, perché se vuoi arrivare a questa cosa qua negli anni è chiaro che devi sensibilizzare anche tutto quello che sta intorno al nucleo che è l'ASFO Erbezzo,
e quindi c'è una fase di lavoro sulla sensibilizzazione che è in corso d'opera, e poi c'è quello invece quando la struttura è diventata o l'obiettivo è proprio chiarissimo, allora per farlo conoscere in modo più chiaro fuori. Ecco, io potrei dire questo, se vogliamo. Se posso aggiungere anch'io una riflessione, è interessante il discorso delle priorità, chiaramente, perché consentirà anche poi di decidere dove investire per prioritariamente, però alcune azioni possono essere portate avanti parallelamente, no? Quindi si agisce su, si lavora sul bosco e sul prato, ma nel contempo si lavora anche sull'organizzazione interna, se queste, visto che sono gli ambiti. Quindi non è un ordine di priorità temporale, in parte sì, ma in parte no, cioè nel senso che alcune azioni potranno essere portate avanti parallelamente. Professore, ha visto il microfono? Sì, se posso aggiungere due osservazioni, sempre da parte di chi vi guarda dall'esterno. Ecco, quando io penso al bosco e al castagneto penso a due filiere molto diverse, quanto a problemi di carattere tecnico, gestionale, di mercato. Possono essere messe insieme, certamente. Hanno aspetti comuni, ma quanto a potenziali di rivitalizzazione, a problemi, penso anche a problemi fitopatologici, generalmente si tratta di due cose abbastanza diverse. E poi la seconda osservazione che devo fare è invece relativa alla quarta punto, quello dei soggetti esterni. Qua probabilmente per soggetti esterni includiamo anche le istituzioni, le grandi istituzioni, i grandi organismi di finanziamento, la regione, quindi il PSR e così via. Però io penso che anche in questo caso, esattamente come Bosco e Castagneto, si tratta di due componenti molto molto diverse. Cioè una cosa sono i residenti, le organizzazioni della Valle del Tisone che possono essere sensibilizzate, meglio coinvolte. Altra cosa sono le istituzioni che sono a Trieste e che hanno la cassa. Penso anche a altre organizzazioni che possono avere una certa importanza, non so, le sovrintendenze, i carabinieri forestali e cose di questo genere. Ecco. Scusate, io credo che il professor Pettinella ha sollevato una questione sui castagneti che è piuttosto centrale. Perché c'è, nel senso, il discorso del... cioè, qui a me la domanda che mi viene da fare è: il castagneto lo mettiamo col prato? Sì. E lo mettiamo tra i coltivi? Sì. E forse... In effetti è vero. Io penso di sì. Io penso di sì, anche perché poi anche a livello di, diciamo, legislazione, di domande PSR, di varie domande di gestione, di fascicolo aziendale, il castagneto rientra a tutti gli aspetti come un frutteto e non come bosco, no? Anzi, il nostro obiettivo è proprio far riconoscere il castagneto come frutteto, che è un passaggio importante anche sotto l'aspetto dopo delle dinamiche aziendali, come interventi, come appunto contribuzione, come tipi di contributi, e a tutti gli effetti. Anche storicamente i nostri castagneti, e Michele, ma anche Franco, come i nostri gli altri interni, diciamo, possono confermare che il castagneto era a tutti gli effetti un prato, perché veniva sfalciato e la prima fonte era, diciamo, il punto di fieno. No? Beh, la cosa più interessante, secondo me, è proprio la visione in prospettiva, no? Rispetto alla visione attuale. Certo. Perché questa qui è stata la deformazione mia. Per me il castagneto è bosco. Per me, perché non hai visto quello che esatto. Ma i veri castagneti. Per dire,
così a titolo di cronaca, domani io sono con l'ERSA proprio a fare dei sopralluoghi nei castagneti delle valli dell'Antisone su dei ripristini che sono stati fatti nell'ottica di Castagneto, Frutteto e Prato. Mm-hmm. Chiaro. Ma vabbè, dai, c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Zambon o Francesco Romanut? Ecco, Luca. Erika? Allora, il castagnetto andrebbe a pulire come erano una volta, solo i castagni, quelli in estate, gli altri castagni selvatici, tirarli fuori, e la sera come prato, pascolo o sfalcio, come si faceva una volta. Quella è l'intenzione dei castagnetti, non un bosco di castagni. Ecco. C'è qualcun altro che voleva intervenire? Ah, scusa, mi mutito. Ma vabbè, ho messo dentro la SWOT, ok. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Bon, bene. Allora, fatto questo passaggio, che insomma, come il professor Petanella ci insegna un po', e anche la Ivana, cioè questa qui è la definizione della strategia, di fatto. Ed è una cosa abbastanza importante. Allora, vabbè, abbiamo visto quelli che abbiamo dato un elenco di un ordine di priorità, insomma, mi dispiace per Michele, però insomma siamo molto convinti invece che dobbiamo gestire quello che abbiamo e cercare le prospettive, sì, no? Sì, sì. Poi ovviamente sono tutte cose che vanno avanti, però normalmente. C'è un altro aspetto che io e la Ivana abbiamo approfondito, la dico un po' fuori dai denti, no? Perché senza che venga fuori, perché anche rispetto a questi problemi qua, no? Ve li leggo, no? Non gestiamo il bosco, il primo. Non gestiamo i prati, i pascoli, i castagneti di coltivo, il secondo. Non siamo organizzati internamente, gestiamo male i rapporti con i soci e non riusciamo a sensibilizzare i soggetti terzi circa le nostre attività. Quali sono, per me la risposta è abbastanza scontata, le cose che riusciamo a gestire di più a breve termine? E c'è anche questa domanda da farsi, no? A me pare abbastanza scontato che una gestione efficace del bosco sia più una prospettiva a medio termine piuttosto che immediata. Non che sia un problema meno importante, ok? Però se dobbiamo darci una scaletta di attività da portare avanti e da qui in avanti, cioè secondo me questa considerazione qui è opportuna. Okay. Anche proprio nella prospettiva, se vogliamo, che ci suggeriva il professor Petanella di pensare un po' a più anni, no? A 3, 4, 5 anni, insomma, quello che è. Okay. Un commento su questo da parte di qualcuno? Apritevi il microfono e parlate, dai, che se no poi rimbomba tutto. Professore? Muto. No, non ho nulla da dire. Sì. Renato, Franco? Ma sai, noi ci siamo concentrati un po' sul prato del pascolo, ed è la cosa più facile. Però ritengo che riprendere il bosco, in questo caso il castagno, che non è bosco ma è il frutteto, e dovrebbe essere una cosa che dobbiamo mettere come priorità, altrimenti rischiamo che la gente e che non ci dia i momenti poi la disponibilità di questi terreni. Adesso c'è più. Come dicevo prima, però bisogna cercare per creare delle aree omogenee per portare in condizione molto più consistente.
L'abbiamo messo dentro che non abbiamo aree omogenee tra i punti di debolezza. Io li butto dentro, poi si aggiustano queste cose. Non abbiamo... Non abbiamo aree omogenee di super... Bosco Castagnino, e non Bosco Legherare. Io se per la gestione umana è un problema, sotto lo spettro della biodiversità, eccetera, eccetera, è una cosa positiva, anche come servizi, no? Sì, sì. Sotto l'ambiente, sotto lo spettro naturalistico. Ok. Qualcun altro che vuole aggiungere? Renato? Renato, qualcosa? Niente. Boh, insomma, allora... Vediamo cosa avevo scritto qua. Abbiamo fatto il quinto, no? Abbiamo un po' ordinato quelli che sono i problemi specifici. Ok, quindi diciamo è andato un po' una priorità. È emerso, io me l'aspettavo questo, diciamo, dalla gestione dei prati. Più o meno è venuto secondo l'aspetto della gestione del bosco, che comunque è venuto fuori molto forte da tutti, no? E l'organizzazione, la sensibilizzazione più o meno allo stesso livello, insomma, capiamo, come ha detto il professor Petanello, è abbastanza una matrice. E io mi aspettavo un BCDA, no? Come ordine, perché comunque il bosco è una cosa un po' più a medio termine, no? Comunque, detto questo, adesso lavoriamo sul prato, quello che è emerso, ok? E quindi cerchiamo di capire perché non gestiamo i prati, non gestiamo i pascoli, non gestiamo i castagnetti e non gestiamo il coltivo. Perché, Michele, non gestiamo il prato, non gestiamo il pascolo, non gestiamo i prati e il coltivo? È una domanda difficile questa. Sì, bisogna buttare giù l'elenco, eh? Sì, è proprio. Lavora sulle cose negative, ok? Perché non le gestiamo queste cose? Ma intanto, gestirsi con chi? Ok, non abbiamo gli operatori? Non abbiamo gli operatori. Ok. Ora troviamo qualcuno dall'esterno che viene, se no siamo in difficoltà grossa. Invece bisognerebbe trovare localmente dei giovani che possono... qualche... No! No! Ragiona sugli aspetti negativi. Qua vi correggo a tutti, chi sbaglia. Perché si sbaglia. Quindi non abbiamo... Non abbiamo operatori... diciamo interni al comune né esterni al comune, esatto. Ok? Esatto. Ok, non abbiamo operatori né interni né esterni al comune, scrivo così, poi correggeremo, tanto poi sarebbe quale rivedremo a manetta. Altri motivi? Ma uno potrebbe essere anche il fatto che non abbiamo una selezione di passi. Scusami, non ho capito, puoi ripetere? Sul territorio non c'è una tradizione con scontro. Ok, non abbiamo... Dobbiamo cercare di sensibilizzare la gente per cambiare il modo di vedere le cose. Ok. E c'è qualcuno che ha commentato, vediamo cosa è successo. Non abbiamo Agito Guetta. Non ce l'hanno neanche gli altri. No, abbiamo... E la donna etiope che hanno ammazzato in Trentino. Non ce l'hanno neanche gli altri. Luca? Prego. Un'idea, valuta tu se è utilizzarla o meno. Riprendendo la SWOT, vedevo adesso che alcune cose sono state dette. Ah, giusto, hai ragione, scusami. E quindi potrebbe essere un'idea. Veda che le cose. Sì, e vedere cosa riguarda i prati, i pascoli e i castagnetti, magari aggiornando. Ma io copio i punti di debolezza della SWOT adesso, no?
può essere un'ottima idea. Lo copio di là e dopo ce le buttiamo dentro. E dopo si ragiona. Esatto. Vediamo. Sì, giustamente, scusami, è ragionissima. Allora, questi qua, adesso qua vi ho incollato i punti di debolezza, no? Dei prati. Debolezza dei prati. Dai, le butto dentro io, perché alla fine abbiamo non abbiamo operatori, non abbiamo imprese che fanno sfalce e pascolo, no? Questo qua era il punto, quindi lo buttiamo dentro lì come l'abbiamo scritto nei punti di debolezza. Io lo darei. Aspetta che butto dentro questa cosa qui. Non abbiamo la filiera, no? Dei formaggi. Foraggi a causa di zootecnia poco sviluppata. E questo qui è anche legato, se vuoi, all'aspetto che stava la tradizione pascoliva, di fatto, no? E poco sviluppata per, aggiungiamolo, per poca tradizione pasco. Cambierà tutto qua, non preoccuparti. E mancanza di un disciplinare di produzione latte fieno. Lo buttiamo dentro. Butto dentro quelli che sono venuti fuori di più, no? Mancanza di altri utilizzi oltre al foraggio. Vi leggo gli altri che erano venuti fuori. Non ci sono imprese di trasformazione casearia, vabbè, siamo dentro la filiera. E caratterizzazione e tipicizzazione commerciale dei prodotti assente. Questa cosa qua è più che altro un aspetto di sensibilizzazione. Cosa dite? Cosa dici, Ivana? No? Nibu, io lo butterei. La caratterizzazione e tipicizzazione commerciale dei prodotti. No, di sensibilizzazione no, perché qui un lavoro su eventuali disciplinari o qualcosa del genere, e poi si fa conoscere verso l'esterno, forse questo che intendevo. Scusa, sento questo rimbombo, questo ritorno, non rimbombo, questo ritorno. È un problema evidentemente anche di mancanza di una tradizione di coltivazione, allevamento. Certo. E poi, vabbè, oltre al foraggio, quali sono, poi abbiamo scritto bassa meccanizzazione delle gestioni superfici, della gestione superfici partive pascolive, e una cosa legata alle aziende, no? Poche imprese, se vogliamo, poche imprese specializzate, possiamo aggiungercelo, o attrezzate, dai, mettiamolo attrezzate. Dobbiamo finire sulle azioni, no? E, mancanza, no, bassa meccanizzazione, terrazzamenti abbandonati. Beh, insomma, questa cosa qui è proprio una caratteristica fortissima, no? Se vogliamo, del prato pascolo. Quindi ce la possiamo aggiungere tranquillamente. Mancanza di utilizzo. Allora, abbiamo i terrazzamenti. No, non abbiamo i terrazzamenti ristrutturati. Okay. E mancano infrastrutture per le attività pascolive. Beh, anche questa qua se la può copiare. Ctrl C. Sì, mancano infrastrutture. No? E vado a prendere dalla SWOT gli elementi trasversali, giusto per leggere cosa c'è. Boh, le filiere. Poi vabbè, diciamo l'aspetto della vendita, manco asfa legno, asfo cibo, asfo pellet, asfo lana, si parlava. E non si tutela gli interessi dei soci. Secondo voi, sulla questione del prato, del pasto, del castagneto, sì, c'è, è trasversale questo. Sì. Questa qui è una roba di organizzazione interna, comunque. Non è una cosa di prato, di pascolo, di bosco. E non abbiamo organizzato attività di promozione della rete escursionistica, anche questo qua è una cosa di sensibilizzazione, mettiamolo tra la sensibilizzazione. Non abbiamo definito le attività di recupero dei terrazzamenti, l'abbiamo appena scritto. Non conosciamo la dimensione territoriale nella quale far crescere l'associazione e organizzazione o comunque sensibilizzazione. Non coinvolgiamo le strutture di formazione, sensibilizzazione. Non recuperiamo i castagneti, non gestiamo il bosco. Beh, i castagneti li abbiamo detto che li mettiamo nei prati. Abbiamo parlato di castagneti qua nei prati? No, aggiungiamo. Trasformazione anche del prodotto castagna. Sì, filiere. Sì, non gestiamo il castagneto bosco, è dentro lì. Ma no, anche Riccardo, non ci manca la filiera in generale. Sì, sì.
si parla di fagliere. Ok, boh. Sai cosa aggiungerei io? Due robe. Aspetta che ce la rileggiamo un secondo, perché poi andiamo a vedere. Allora, nascondiamo, come mi ha insegnato la Ivana l'altro giorno, le cose che non stiamo facendo. E... formato... no, testo a capo... scusate, queste qua sono le cose che stiamo facendo. Boh, le priorità si possono cancellare. Ok, allora rimaniamo su questo problema specifico. Non gestiamo i prati, i pascoli, i castagnetti ed il coltivo. Ovviamente non è che finiremo oggi a fare sta roba. Leggiamo cosa abbiamo scritto, perché abbiamo poche imprese. Abbiamo la filiera dei foraggi poco sviluppata e zootecnia poco sviluppata, mancanza di un disciplinare di produzione, mancanza di utilizzo oltre al foraggio, okay? Non abbiamo i terrazzamenti ristrutturati, mancano le infrastrutture per le attività pascolive e non gestiamo il bosco castagneto. Io esaustivo, cosa dici Michele? No. Sì, beh, vediamo di aggiungere qualcosa, insomma. Io trasformerei le robe specifiche in generale, tipo la mancanza della filiera del foraggio in realtà si traduce in una mancanza di filiera in generale, no? Perché oltre a quella del foraggio ci manca quella della zootecnia e ci manca, quella della zootecnia forse un po' più sviluppata, però mancano quei numeri efficienti, della castagna non è sviluppata, quindi la trasformerei in una roba più generale. Ma allora, io dietro quello che tu hai detto, io direi, allora, filiera dei formaggi poco sviluppata sicuramente, certo. No? Castagna anche. E poi io ci metterei che un altro, cioè tipo una causa di questo, cioè diciamo un altro problema, lo spezziamo, quindi filiera foraggi poco sviluppata e poi ci mettiamo come altra causa la zootecnia poco sviluppata per poca tradizione pascoliva, in maniera che spezziamo i due problemi, questo potrebbe essere... Ma ci metterei anche le infrastrutture, non ci sono. Abbiamo scritto, mancano infrastrutture per l'attività. Due robe che secondo me mancano, che invece ho fatto proprio per esperienza, per lavoro con le aziende, che sono molto importanti, la mancanza di competenze di queste robe qua. Cioè, il fatto dello sfalcio, il fatto della zootecnia, non è che manca solo la tradizione, manca anche la competenza. Perché se noi, ad esempio, il fatto della zootecnia, dell'attività pascolina, se non abbiamo anche un piano di gestione del pascolo e le competenze per poter utilizzare il pascolo in modo corretto, no? È un grosso problema questo, che secondo me è scomparso sul nostro territorio. Anche in questione foraggi, la mancanza di competenze per la produzione di foraggi di alta qualità, sulla castagna uguale, no? Un secondo, giusto per ragionare, aiutatemi magari anche Ivana e Davide, che magari siete un po' più avvezzi a queste cose qua. La questione delle competenze è una cosa di sensibilizzazione? A me non sembra. Penso che si tratti di un fattore assente, presenza di capacità di lavoro, capacità di fare impresa, è un fattore in sé fondamentale. Se dovessi aggiungere un elemento, meglio specificare rispetto al discorso della filiera, io ho visto in ambienti penso simili di isolamento montano una sola presenza di un'azienda che abbia vendita diretta, un'azienda agriturismo già riesce a rivitalizzare un paniere di attività, perché proprio anche la stessa esperienza dell'attività di vendita diretta ti porta a utilizzare le castagne per fare la marmellata, il marrone, il glacé, il castagnaccio, la farina, le attività zootecniche ti permette di sviluppare diversi prodotti, latte fresco, yogurt, diversi tipi di formaggi. Ecco, se ci fosse una, due aziende
che fanno attività integrata e vendita diretta, ci sarebbe la possibilità di rivitalizzare una serie abbastanza ampia di microfiliere. Ricordate sempre un principio fondamentale del marketing, soprattutto nel settore agricolo e forestale, partire sempre dalla domanda, è la domanda che fa il mercato. E nel momento in cui guardiamo agli ultimi passaggi della filiera che possiamo ricostruire piano piano a monte i soggetti e le fasi deboli. Partiamo dal consumatore. Scusate, mi sono distratto, ma c'avevo la regione che mi scriveva. Ed è abbastanza un facile. Altro problema, secondo me, è la questione dei terreni, che avevo già sollevato. C'è il breve periodo di conduzione dei terreni. Organizzazione interna, quella. Quella lì è organizzazione interna. Non so, è perché un'azione di convincimento nei confronti dei soci. Ma io non parlo solo dell'ASFO. Se lo fai il discorso dell'ASFO, sì. Perché il fatto che uno abbia un affitto da 5 anni non lo porterà a fare certi tipi di investimenti, ad esempio, no? Tipo un recinto fisso, che è un'infrastruttura, no? Per l'attività pascoliva o robe del genere, no? Oppure determinate colture. Esatto. Secondo me, comunque, non so, tipo su alcuni aspetti, ma poi lo vedremo, di carattere infrastrutturale, come il recinto fisso, cioè ci può pensare l'ASFO. Anche per una prospettiva a medio termine, perché no? Ma secondo me, boh, vedremo, dai. E Franco Simoncic, come integreresti le cause del fatto che non gestiamo i prati, pascoli, castagneti di coltivo? Ma avete detto un po', non so cosa dire ancora. Franco, ragionamento, quanto ti porta, se fai il conto delle ore, in redditività la gestione del prato pascolo adesso? Adesso non ti porta niente. Secondo me la redditività di questo non avrebbe... Sì, in effetti. Cioè, perché uno non è incentivato a sfalciare o mantenere? Perché è un costo, tante volte, no? Ma prima di tutto perché... Prima di tutto perché non riesci poi a vendere il fieno. Certo. E non lo vendi a un fieno, diciamo, a un reticente. Questa cosa qui rientra nella filiera dei foraggi, professore, direi di sì? Sì? Penso proprio di sì. Ok. Ma non solo dei foraggi, io direi... Sì, in generale, vabbè. Oh. Parlavamo del caso specifico del fieno, okay. No? Io lo metterei come mancanza di redditività in ogni caso, perché anche la questione del contributo pubblico non è una roba di filiera, no? Cioè, se noi valorizzassimo anche i servizi ecosistemici e quelle robe lì, sotto hai capito cosa intendo? Sì, come integrazione a reddito, mi è venuto in mente che qua dentro è una roba trasversale, ma c'è tutto l'aspetto... Non abbiamo i trattamenti ristrutturati e neanche... Poi aggiusteremo gli altri elementi infrastrutturali del paesaggio rurale. Mettiamola così. E così ci buttiamo dentro tutto e poi vedremo. Ah, ora che arriva mia mamma. Ok. Bene. Altre cose? Aspetta che aggiungo che sta arrivando un nuovo ospite. Io ho una curiosità, perché tra i collaboratori c'è un grande esperto di tartufo. E questo amico collaboratore risultale la settimana scorsa era dalle nostre parti e ha trovato una montagna di che è un business incredibile, tant'è che ha sensibilizzato alcune imprese a buttare maggiore attenzione nell'area, proprio
soprattutto nelle aree di confine con la Slovenia. E voi avete questa percezione? Beh, ogni tanto viene fuori qualcuno che ce la racconta, no, sui tartufi. No, però io... c'è Concina Enrico che sta facendo una tartufaia, cioè lui sta allevando, insomma sta istruendo i suoi cani alla ricerca di tartufi, e mi ha fatto vedere non molto tempo fa una piccola tartufaia sotto i noccioletti che ha fatto nel suo piccolo giardino lì vicino, quindi diciamo l'idea c'è e anche secondo me è buona. Guardate, io ho visto un paniere di Enrico dopo un sabato, due sabati fa passati in zona, ed era l'equivalente di 200-300 euro con un lavoro di 2-3 ore. Quindi chiaro, chiaro. Una cosa, allora mettiamola dentro intanto nell'analisi SWOT, no? Quindi punti debolezza, tartufi che restano dappertutto. No, diciamo, non abbiamo valorizzato i frutti naturali del bosco, mettiamola così. Certo. Non è, del bosco e del prato. Non abbiamo valorizzato i frutti naturali del... Forse spontanei ancora meglio. Sì, ha ragione. I frutti spontanei del territorio, come funghi, tartufi, erbe aromatiche, altro? E medicinali. Erbe aromatiche e medicinali, ok. Cate? Quelle sono. Quelle sono. La nostra strega. L'elemento acqua? Cioè il fatto che abbiamo una grossissima disponibilità di acqua dolce che in realtà in altri territori, non so se può essere... Beh, un punto di forza, un punto di forza. Quindi diciamo presenza di tanta acqua, mettiamola così, poi aggiustiamo. Di grosse fonti di... Nel territorio. Di riserva idrica comunque. Presenza di riserva idrica, dai. Di riserva idrica. Ok. Altre cose? Torniamo su questo che ci stava lavorando. Ma allora, questi potrebbe mettere quell'aspetto lì, no? Che abbiamo appena detto. Lasciamolo così e dopo andiamo a analizzarlo un po' meglio. E, andiamo a prenderlo. Vabbè, mettiamolo da tutte e due le parti, poi questo. Incolla. Ok, cos'è qua? 14. Altri aspetti? Ecco, un'altra cosa che voleva anche se si fa e che si sta niente. Era pieno di una volta. Sì, l'abbiamo messo qua, no? Ho valorizzato i frutti spontanei del territorio. Poi vedremo come svilupparla sta cosa qua. Vedrete che diventa simpatica. Poi qua dovremmo fare un po' di lavoro di sintesi, Ivana, no? O almeno provarci. E... anche perché ne sono venuti fuori una valanga, eh? Vediamo, scusate. Già, ad esempio, mancanza di aree di produzione, e se mi posso permettere questa terminologia quasi generica, è un falso problema. Nel senso che qual è il problema? Questo del disciplinare è necessariamente una sanzione, perché altrimenti la scriviamo così. Diamo per scontato che l'unica soluzione è definire un disciplinare di produzione. Quindi io non so se la lascerei lì, però lascio anche a chi. Mara, facciamo così. Mm-hmm. Poi vediamo cosa succede. Altri aspetti sul non gestiamo i prati, i pascoli, i castagneti e il coltivo? Quindi potresti, Luca, anche portare avanti questo ragionamento al contrario. Vale a dire, le poche, quindi proprio cercare di capire se c'è questa relazione causa-effetto.
Le poche imprese attrezzate che fanno sfalcio e o pascolo, è la causa della non gestione di prati e pascoli? Sì, no. Quindi rivedere in questi termini per avere per fissare a un certo punto, se non andiamo ad aggiungere ogni volta qualcosa, no? Il fatto che la filiera foraggi sia poco sviluppata è effettivamente causa della non gestione di prati, pascoli, castigneti e coltivo, e questa è la verifica che adesso deve essere fatta in modo da fissare. Dai, vai pure avanti tu su questo ragionamento, dai. Però chiedo, per cui qui deve essere fatta una, facciamo questa verifica, magari adesso le rileggo in questi termini, poi ciascuno magari si annota se effettivamente c'è questa relazione. Quindi abbiamo detto, ci sono poche imprese attrezzate che fanno sfalcio e pascolo, e si è detto dunque che questo è causa, quindi è una causa, una delle cause del fatto che non vengono gestiti i prati, i pascoli, i castagneti del coltivo. Che cosa è emerso anche? Che essendo la filiera foraggi poco sviluppata, anche questa è causa di tutto quello che ci siamo già detti nel riquadro fucsia. Poi, mancanza di altri utilizzi oltre il foraggio. Abbiamo detto che dunque è causa, quindi una verifica adesso che chiedo, è causa della non gestione bla bla bla. Non abbiamo terrazzamenti ristrutturati e neanche gli altri elementi infrastrutturali del paesaggio rurale, anche questa è causa di una cattiva gestione. Mancano infrastrutture per le attività pascolive, anche questa è una causa importante della cattiva gestione. Non gestiamo il castagneto bosco, a questo punto diventa una ripetizione, perché non può essere, no? Cioè, l'abbiamo già detto, quindi questo non ha più senso che stia qui, perché abbiamo già detto che non gestiamo i prati, i pascoli, i castagneti ed il coltivo. Poi, la zootecnia è poco sviluppata per poca tradizione pascoliva. Anche questo, stando a quello che c'è scritto, ma chiedo una verifica, è causa della non gestione di prati, pascoli, castagneti e coltivo. Non abbiamo valorizzato i frutti spontanei del territorio. Anche questo è causa di quanto abbiamo detto prima. Torna, secondo questo ragionamento, questa è la verifica che dobbiamo fare per poter fissare queste come cause del problema che sta poi a monte, e che sta poi a monte, quella della non gestione di prati, pascoli, castagneti e coltivo. Quindi chiedo. Io ci aggiungerei, dove si parla dei frutti spontanei, no? Neanche se vogliamo i frutti del coltivo. Poi magari potrebbero essere anche altri, oltre a quelli del castagneto, insomma, che abbiamo già sentito. Questo. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa sulle relazioni causa-effetto? Prego. Dicevo che secondo me ci siamo concentrati troppo sul ruolo imprenditoriale di questo aspetto, no? E invece i luoghi diciamo rurali in cui c'è mantenimento del territorio e tutto sono luoghi dove non per forza l'attività agricola è il primo settore in cui è occupata la gente, no? E storicamente qua, anche qua, diciamo che l'attività agricola era il secondo settore, e questo è importante, no? Ma in quali anni, scusami? Beh, a metà degli anni Ottanta si faceva quello e quello. Faccio l'esempio che proprio mi ricordo. Lo stipendio di un operaio equivaleva a una copa, una mela, un copone, e quindi la gente era incentivata a fare quello e quello. E penso alla questione dell'Alto Adige, ma anche alla Slovenia, e luoghi che hanno dato, che permettono di svolgere un'attività primaria, no? Assieme all'attività agricola, sono quelli dove c'è il più mantenimento del territorio e più sviluppo. Questo per una questione di diversificazione, ovviamente, anche a livello di reddito.
Quindi bisogna stare attenti anche a concentrarsi troppo sul ruolo imprenditoriale, perché magari uno non ha l'interesse di farlo a livello imprenditoriale, ma per una questione affettiva, cosa che succede anche adesso qua, no? Solo che è difficile, sì, non so come inquadrarlo, perché quello lì in realtà non è un problema nostro. No, diciamo che lui ha sollevato il problema legato al fatto che sarebbe da incentivare sia la parte imprenditoriale che quella meno imprenditoriale, quindi diciamo un po' più hobbistica, chiamiamola, sì. No? Cioè, gli strumenti potrebbero essere anche quelli delle PPL, ad esempio. No, abbiamo provato un paio di anni fa, erano stati fatti degli incontri a San Pietro promossi dall'ambito socioassistenziale, a cui la partecipazione era stata numerosissima, anche se poi credo che sfociati in una realtà produttiva siano stati veramente numeri che si contano sulle dita di una mano, forse perché l'ostacolo maggiore era stato visto nel non approfondimento dell'aspetto fiscale di una situazione di questo genere, però l'interesse era veramente diffuso. E questo potrebbe essere un'integrazione al reddito. Audio. No, dicevo che questo aspetto qua delle imprese professionali o meno potrebbe essere messa anche come un altro livello inferiore, non a questo livello di ragionamento. Quindi vuol dire che non abbiamo poche imprese professionali e non attrezzate a fare sfalce fieno, o non abbiamo imprese che fanno zootecnia, no? Che professionali o meno. Quindi diciamo che potrebbe, secondo il mio punto di vista, potrebbe essere inserito a un livello poi inferiore, che è un po' quello che faremo fra un po' di tempo. Ma ad occhio. Qualche altro commento? Ma diciamo che mancano soprattutto le aziende tecniche sul territorio, perché se ci sono quelle, anche il problema dell'etichettino e del foraggio verrebbe riassorbito dalle tedesche. Non è che mancano soltanto le aziende che praticano lo sfalcio, ma mancano quelle che consumano il prodotto. Sì, bon, certo, sono cose collegate che poi insomma verrà fuori. Integriamo ancora con qualcosa? Bon, secondo me avete visto cosa stiamo facendo adesso, no? Cioè, e questa cosa qua adesso la faremo su ogni problema specifico, no? Abbiamo il bosco, abbiamo il prato che un po' l'abbiamo analizzato, abbiamo l'organizzazione interna e abbiamo la sensibilizzazione. Adesso sono quasi 2 ore che siamo qua, io direi che possiamo anche fermarci, no? E anche perché sennò poi si rischia di appesantire troppo, e devo dire la verità che siamo anche abbastanza stanchi, no, in questo. E quindi insomma facciamo un ultimo giro così e vediamo di capire se c'è qualcosa, c'è qualche altro commento conclusivo, sennò pure ci salutiamo. Qualcuno... Zambone, è stato un po' silenzioso oggi. Sì, beh, l'argomento era certamente... Sono forse meno addetto su alcuni temi, no? Quindi certe cose le conoscete bene voi, e poi ci sono anche dei suggerimenti importanti di persone che hanno appunto, svolgono che hanno conoscenze superiori alla mia, insomma, no? Quindi certamente credo, io sto seguendo con molto interesse, credo che appunto sia un'impostazione su cui si può elaborare bene, quindi si può benissimo pensare che esca qualcosa di interessante, no? Ecco, sì, lo dico anche perché, avendo fatto anch'io l'amministratore, il sindaco, certo, vedere come si lavora su un territorio, a me fa molto piacere vedere questi, e quindi anche mi complimento con te, Luca, ma con tutta la tua comunità che è molto impegnata in questo contesto. Ecco, quindi seguirò con molto interesse questa vicenda, e chiaramente degli elementi in cui serve il coinvolgimento del Club Alpino, soprattutto anche per quanto riguarda questa indagine che volete fare,
certamente sarà mio impegno, insomma, di coinvolgere quindi le persone che sono più interessate che possono portare dei suggerimenti anche per le vostre indagini. Qualche altro commento da parte di qualcuno? Professore, dai, ci dia un consiglio. No. Francesco Romanuzzi, no? Allora vi faccio sottolineare che vi metto in chat un sito web per rimarcare come tutto sommato il fattore che ci manca è la capacità di fare impresa. Guardate e ridete. Erika, stai tirando giù i siti, vero tu che dici che il professore Cilica? Buttali dentro il verbalino e dopo li copiamo e ce li salviamo. Sappiate che l'agricoltore porta i propri prodotti a New York negli Stati Uniti. Il suo migliore è quello del gourmet di Milano. Sì, sì. Ma è quello che ci diceva lì delle uova, ce l'aveva già accennato questo. Sì, sì, sì. Beh, sono le galline, sono le nostre, le uova di bosco, sì, le uova di selva. È simpatica questa. No, però fa riflettere. A volte si basta avere poche idee e poche capacità di impresa per far leva e rianimare un territorio. Francesco Romanute? Ma io dico che ho seguito con molto interesse queste due ore per intervenire onestamente attendo di adentrare un po' di più nel contesto anche perché da poco sono con voi, quindi comunque ritengo che ci sia un grande lavoro, sia stato fatto un grande lavoro e Luca devo dire ho fatto i complimenti. Non sono violinato, ma cose veramente che vengono così dal profondo. Ecco. Ti ringrazio, insomma, penso un po' a tutta la giunta di Stregna, dai, insomma, che ci diamo dentro, mettiamola così. Altri commenti? Allora la prossima volta andiamo avanti su quelli del bosco. Andiamo avanti su quelli del bosco e sull'organizzazione. Cioè, li facciamo, dobbiamo farli tutti, no? Secondo me, sì, per quello che ci siamo detti prima, se mi permettete io lascerei leggermente indietro il bosco. Magari lo affrontiamo per ultimo, no? Sì. E la prossima volta credo che riusciremo a fare un'analisi di questo tipo perlomeno sugli altri due. No? E vedrete che insomma poi le cose, vedete che si sta incominciando a formare una struttura, no? Di cose da fare. Abbiamo dedicato veramente molto tempo, devo dire, all'analisi SWOT, all'analisi delle cose. Però sì, insomma, è adeguato, non è tanto. Se non c'è nient'altro da aggiungere da parte di nessuno, se qualcuno vuole dire qualcosa. Marco? No, adesso anch'io mi ristudio tutto il documento, ma diciamo, non so, io penso che abbia un respiro che tenderà a diventare più ampio questo progetto, per cui voglio vedere, ecco, la prossima volta, che penso, cos'è, sempre martedì prossimo? E ci troviamo martedì prossimo, sempre il 25, siamo il 26 e noi ci troviamo il 2 febbraio. Ecco, anche per me sarà interessante vedere anche con gli altri due punti e intanto anche esaminare quello che è stato messo giù oggi, perché insomma c'è parecchia roba, parecchia carne al fuoco. Però è interessante e quindi insomma appuntamento alla prossima, perché mi pare che siano tutti gli elementi perché venga fuori veramente qualcosa di interessante, un po' per dare una ripresa all'identità di quel territorio. Poi il sindaco di Drenca, se tutto si potesse
espandere, no, la sensibilità verso questa cosa un po' al territorio delle valli, che tra l'altro in questo periodo ho battuto tantissimo. Allora, concludo con una cosa che mi stavo dimenticando. Vi ho condiviso di nuovo lo schermo, no? Allora, mi è venuto in mente di condividervi questa cosa che vi sto facendo vedere. Mi è venuto in mente perché è un altro progetto che stiamo portando avanti, no? Siccome Marco ha parlato di identità, adesso vi faccio vedere che cosa sta producendo la memoria a Stregna. Questo qua è il comune di Stregna, il catasto del comune di Stregna, no? E c'è un progetto sulla minoranza linguistica, no, slovena, e stiamo facendo attività di ricerca sui nomi di famiglia. Qui ogni famiglia, ogni casa ha il suo nome, no? E praticamente ogni terreno ha gruppi di particelle, ha a sua volta un microtoponimo, no? Stiamo facendo un'attività di ricerca su questa cosa qua e adesso sta andando avanti in maniera abbastanza notevole, no? Vi faccio vedere i microtoponimi dell'ultima elaborazione che abbiamo fatto in questa settimana qua. Questa qua, ad esempio, è l'area di Stregna dove siamo adesso. E vediamo qui tutti questi dati che stiamo raccogliendo. Ogni dato ha conferma di più persone, quindi di più memoria, no? Andiamo a vedere qua, zona di Tribili Inferiore, guardate che bel lavoro. Vabbè, Planino, Habari, Zahabari, Muriela, Dobra, Cau, tutti quelli che volete. Ci stiamo espandendo adesso, fare l'attività di ricerca, abbiamo fatto a Gnilovizza abbastanza, adesso torneremo indietro verso Varche, verso Polizza. E questo qui, insomma, è un altro bel lavoro che fra un po' di mesi restituiremo, se vogliamo, alla popolazione. Quindi un esempio di memoria, no? Una memoria restituita, mettiamola così. Buon, credo che dopo questa possiamo salutarci e ci vediamo la prossima volta, a martedì prossimo. Buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera. Ciao. Grazie. Ciao.